Adesso vi mostro come abbiamo fatto per trovare la taglia corretta di Grazia. Mi metto la mascherina. Grazia appoggia la cintura e io vi faccio vedere come si misura correttamente, come si effettua un bra fitting corretto. Bra fitting significa semplicemente vestibilità del reggiseno. Taglia corretta, quindi si misura la circonferenza sottoseno con un centimetro morbido e la segniamo. Poi la circonferenza seno. Il bra fitting si fa per il seno nella parte centrale e si fa con il reggiseno, non si fa senza reggiseno, perché altrimenti noi non possiamo sapere qual è il reale ingombro del seno, quale posto deve occupare il seno. Quindi noi, per quanto riguarda questa collezione di Lisca, io ho visto con Grazia che lei ha una quarta coppa E. Vi dico subito che ogni collezione ha una vestibilità diversa. Questa prima collezione, che è Lisca, Grazia indossa una quarta coppa E. Un altro completo che vi faremo vedere, troveremo che lei indossa invece un'altra taglia. Quindi, che cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere la nostra misura del centimetro. Una volta che noi abbiamo misurato, possiamo sapere, in base al brand, alla collezione che stiamo acquistando, qual è la taglia corretta. In questo caso, per Grazia, ho scelto un reggiseno alto che è molto confortevole. Dopo, mentre lei si cambia, io vi farò vedere fino a che taglia arrivo con questa collezione. Vi stupirete della taglia con cui arrivo. E si tratta tutto di ragazze giovani come Grazia, anche giovanissime, anche ragazze di 17-18 anni, che hanno dei seni molto importanti e quindi hanno bisogno di un reggiseno. Eh sì, un reggiseno giovane, bello, una cosa sensuale, che però le faccia stare molto comode. Ecco, volevo far vedere anche la schiena, Grazia. Questo reggiseno non si allaccia con due ganci, ma ne ha tre.